tutti gli anni è così. Arrivano le feste e non so che regalo fare. Ma quest'anno ho scoperto che nello showroom di Giancarlo Maggi a Casteggio ci sono migliaia di calzature di grandi marche per uomo, donna e bambino. Stile, comodità, qualità e prezzi vantaggiosi. In via Gramsci 18 a Casteggio, Maggi Calzature. Scarpe per tutti o quasi. Mancano poco più di 2 settimane alla fine dell'anno e come ad ogni notte di San Silvestro che si rispetti, le strade saranno invase di botti, petardi e in alcuni casi fuochi d'artificio. Qualcuno sostiene che bisognerebbe abolire i botti per evitare di far spaventare gli animali. Lei che cosa ne pensa? Lo trova esagerato oppure è una giusta causa? Per me non è giusta causa, trovo la cosa esagerata. Bisogna far sparire dalle strade, dalla nostra civiltà qualcos'altro, sicuramente non dei botti che secondo me sono innocui. Ci sono soltanto in un periodo dell'anno e portano buone cose, quindi non contrario. Secondo alcuni dati, ogni anno muoiono oltre 5.000 animali a causa dello spavento per i botti di Capodanno. Continua comunque ad essere convinto che non siano così pericolosi? Continuo a pensare che non siano così pericolosi. Oltre ai cani c'è gente che si fa, perde occhi, mani e dita, allora eventualmente, e poi ci sono altre priorità sicuramente nella vita di tutti i giorni e anche nelle nostre città. Il problema dei botti relativamente al disagio che possono procurare agli, che i botti possono procurare agli animali arriva al 72esimo posto, ci sono altre priorità. Guardi, sfondo una porta aperta perché io sono un animalista, quindi spero che appunto via mail possa arrivare una di quelle petizioni che girano da cerge.org piuttosto che altre provenienze per poter sollecitare, sensibilizzare beh, innanzitutto le istituzioni, però penso che il grosso lavoro da fare sia a livello di proprio culturale delle persone, ecco, nel senso che l'animale comunque è un essere vivente, ha delle emozioni, ha delle paure, pertanto ritengo vada rispettato come altre forme comunque di vita. Effettivamente c'è una petizione in corso, questo lo diciamo per chiunque volesse aderire. Qualcuno dice però che basterebbe seguire alcuni accorgimenti e il problema sarebbe risolto, senza abolirli del tutto. Cosa ne pensa? Ma allora, penso che comunque le questioni vadano affrontate in modo graduale, contestualizzandole anche al luogo e alla, a questo punto anche proprio alla cultura del luogo in cui viviamo, quindi le estremizzazioni assolutamente portano a un effetto opposto. Pertanto sono assolutamente d'accordo che anche con piccoli accorgimenti penso che sia importante farli conoscere a tutti, che possano arrivare tutti affinché ognuno possa decidere ovviamente in libera coscienza, ma consapevole che esiste, che si può fare anche così. È giusto. È giusto, come mai? È perché spaventano gli animali e poi dopo succede che fanno del casino magari, tutto così. Per esempio casino cosa intende? Ma magari assaltano, cioè se il cane può morsicare delle persone, quelle nelle cose possono scappare e tutto. È un po'. I botti non si dovrebbero fare perché è una cosa. Poi a me danno fastidio il fatto è quello lì. Li trova forse anche incivili in un certo senso? Un po' anche così. Lei ha degli animali? No, però mi piace, cioè mio figlio ha 2 cani, vado là, però in casa mia, cioè devi tenerli se hai il posto. Se io in casa mia un cane non lo punterei, neanche un gatto. Quindi se hai il posto in un qualche modo salvaguardarli. Salvaguardarli secondo lei significa anche abolire i botti per non farli spaventare? Sicuramente, questo sicuramente.